Questo video introduce l'utilizzo del sensore di pH con una piccola esperienza sul funzionamento degli antiacidi. Per realizzare l'esperimento avete bisogno di un computer su cui far girare Data Studio, di una qualsiasi interfaccia PASCO e di un qualsiasi sensore pH. Noi utilizzeremo il GLX, che poi vedremo operare anche da solo, e il sensore PS2169, che misura parecchi parametri, tra cui anche il pH. Abbiamo creato, mediante le pastiglie SC2321, tre soluzioni di pH noto, 4, 10 e 7. Il conservante aggiunto a queste soluzioni, incluso nella confezione dell'SC2321, colora anche le soluzioni in maniera molto visibile. Per simulare il nostro stomaco irritato, abbiamo riempito un beaker di comune aceto bianco da cucina. Se utilizzate un'interfaccia serie nera, collegate al canale A il pHmetro e poi lo dichiarate nel software cliccando sul canale A e scegliendo dalla lista che compare sensore di pH. Ok. Per questo esperimento va benissimo una misurazione al secondo, quindi abbassate la frequenza di campionamento a 1 Hz. Chiudendo la finestra accettate i parametri. Se invece utilizzate un'interfaccia serie Passport, è sufficiente collegare il sensore all'interfaccia affinché il software la riconosca. Se, come nel nostro caso, state utilizzando un sensore che registra altri parametri oltre al pH, potete andare su Imposta, decidere di non visualizzare i parametri che non vi interessano. Nel nostro caso, nel sensore Water Quality, togliamo l'ossigeno disciolto, la tensione, la temperatura, la conducibilità, lasciando solo il pH, e chiudere la finestra per accettare i parametri. La frequenza di misurazione è già impostata alla misura al secondo. Per effettuare misure di pH è necessario calibrare il sensore. Non è difficile. Richiamate la finestra Imposta. Ovviamente risulta selezionato l'unico sensore collegato. Scegliete Calibra sensori. Effettueremo una calibrazione a due punti, avendo due bagni di pH noto. Scegliete la grandezza da calibrare, in questo caso il pH. La finestra sarà naturalmente più semplice se usate il sensore di pH puro e semplice, perché non ci sarà questa scelta da fare. Scegliete la calibrazione a due punti, dopodiché in questa parte della finestra sceglierete i due valori di pH dei vostri bagni. I nostri bagni sono a pH 4, va bene, e a pH 10, per cui lo segniamo. In questa stessa finestra è visibile la lettura attuale del sensore, sia come pH che come millivolt. Noi naturalmente calibriamo in pH. Il valore che leggete avendo appena tirato fuori il sensore dalla sua scatola non ha alcun valore, non ha alcun senso. Prendiamo il sensore di pH, lo togliamo dalla sua boccettina di soluzione conservante e lo agitiamo dolcemente nella soluzione a pH 4, fin tanto che la lettura di pH, che sarà un valore praticamente casuale nella finestra del software, non si stabilizza. Ci interessa solo che si stabilizzi. Nel nostro caso la lettura si è stabilizzata intorno al valore 6,6. Poco importa che non sia corretto in questo momento, ma noi sappiamo che il sensore è in un bagno a pH 4. Quindi gli diciamo misura ora. Viene stabilito il primo punto di calibrazione. Infatti la lettura diventa immediatamente un valore molto vicino a 4. Passiamo il sensore nel bagno a pH 10. Essendo soluzioni tampone possiamo farlo anche senza lavarlo, ma sarebbe buona norma passargli sopra un po' di acqua distillata. Anche qui attendiamo che la lettura nel software si stabilizzi.
e appena è stabile, nel nostro caso ha raggiunto un ridicolo valore di 22, ma noi sappiamo che è nel bagno pH 10, scegliamo misura ora, secondo punto di calibrazione. Il nostro sensore è pronto per l'utilizzo. Ok. Chiudiamo la finestra di impostazione e attiviamo un visualizzatore del pH sotto forma di grafico. Attiviamo anche un visualizzatore del pH sotto forma di visore numerico. Cominciamo a raccogliere con Alt R e abbiamo un valore molto vicino a 10 perché la nostra sonda è ancora nel bagno pH 10. Trasferiamo adesso la nostra sonda nell'aceto. Il pH precipita a un valore di poco superiore a 2. Stiamo soffrendo di acidità di stomaco. Vediamo cosa succede aggiungendo una pastiglia di comune antiacido effervescente. L'esperimento è interessante perché non solo il pH si alzerà immediatamente e ci sarà un forte sviluppo di anidride carbonica, ma soprattutto perché la soluzione si stabilizzerà a pH molto vicino a 4 prima che tutto l'antiacido sia esaurito. Questo naturalmente perché lo scopo dell'antiacido non è quello di distruggere il nostro stomaco rendendolo basico, ma di alleviare il fastidio. Ecco il pH che sale. E in pochi secondi si stabilizza a un valore molto vicino a 4, ben prima che il reagente sia finito. Ecco quindi il nostro grafico del pH in funzione del tempo. La sonda era nel bagno pH 10, è stata immersa nell'aceto, si nota all'inizio che vi è una piccola stabilizzazione perché la sonda in un certo senso sovrastima l'acidità all'inizio, l'aceto ha un pH di circa 2,8, aggiungiamo in questo punto l'antiacido, il quale in un tempo molto breve raggiunge un pH costante molto vicino a 4. L'effervescenza è finita circa a questo punto, ma il valore stabile era già raggiunto e viene mantenuto. Terminato l'esperimento, ricordatevi sempre di lavare la sonda con acqua distillata prima di riporla nella sua soluzione conservante. Non occorre un torrente d'acqua, bastano poche gocce. Vediamo ora rapidamente come impostare questa stessa misura utilizzando il GLX da solo. Appena collegati il sensore di pH, in base al modello, compariranno una o più grandezze in formato numerico. Con il tasto casetta, tornate alla schermata principale, selezionate F4 sensori e scegliete quali grandezze visualizzare. Nel nostro caso non facciamo visualizzare l'ossigeno disciolto né l'ISE, né la conducibilità, lasciamo visualizzato solo il pH casetta. Di nuovo sensori F4 per accedere al menu di calibrazione, F4 sensori, terza opzione calibra. La calibrazione avviene a due punti esattamente come in data studio. Scegliamo di calibrare il pH e anche qui, come in data studio, abbiamo quattro letture, attenzione, punto 1 pH, punto 1 millivolt, punto 2 pH, punto 2 millivolt. Quindi si sceglie punto 1 pH 4, agitiamo la sonda nel bagno a pH 4 e quando la lettura si è stabilizzata, la vediamo qua, diamo F3 per leggi.1. La lettura immediatamente diventa vicinissima a 4. Spostiamo nel bagno a pH 10, scendiamo sul punto 2 pH e diciamo al GLX che il valore è 10 e non 7.
e quando la lettura si è stabilizzata, leggi punto 2 con F4, valore vicinissimo a 10. Come controprova, immergiamo la sonda nel bagno a pH 7. Ed effettivamente abbiamo subito una lettura molto vicina. La procedura poi è del tutto identica a prima, si raccoglie e si mette l'antiacido nell'aceto. Per qualsiasi informazione contattateci, i nostri servizi tecnici e commerciali sono a vostra disposizione.